Entrando in questo cortile, sulla destra c'era un fabbricato a un piano che seguiva tutta la corte da via Padova fino a raggiungere il naviglio, e sulla sinistra c'era la villa dei padroni di casa. Ecco, questo è il cortile che da qui arriva fino all'ingresso di via Padova. Si viveva una dozzina di famiglie, ma eravamo tutti una famiglia sola, perché io mi ricordo che da bambino ogni casa era la mia. Entravo e uscivo da tutte le porte, che allora non avevo neanche serrature. A mia memoria io ho vissuto lì fino agli 8-9 anni. Non c'era luce, non c'era gas e non c'era neppure l'acqua corrente in casa. Mi ricordo che si andava giù in cortile, dove c'era una pompa che da un pozzo riusciva a estrarre l'acqua, si riempivano i catini, i secchi, i mastelli, per poter portare poi l'acqua in casa.